Eugenio Castellotti non è più. Ha avuto un appuntamento con la morte, in un pomeriggio di marzo, sull'amica pista di Modena, a due passi da casa. E a casa lo hanno riportato per l'ultima breve sosta, diversa da quelle che precedevano le sue corse, le sue vittorie. Come la più smagliante, alle mille miglia dell'altr'anno, quando aveva stravinto in una giornataccia di freddo e di pioggia. Gigi Villoresi, campione di ieri, Manuel Fangio, campionissimo d'oggi, tutti i più grandi e più modesti nomi del volante sono qui a Lodi, a salutare per l'ultima volta il giovanissimo asso. Portano a spalla il campione purissimo che correva solo per passione. Da ogni parte sono giunti fiori e fiori. Spiccano tra questi profumati omaggi quelli di Fangio, l'amico. Di Ferrari, paterno costruttore. Di Mietta Ascari, la vedova del suo maestro. Gli sono attorno tutti i fiori della sua terra. Per sereni riposi tornava spesso ai suoi campi, dove un giorno ha trovato un quadrifoglio che non gli ha portato fortuna. Se dovesse accadere, diceva, vorrei fosse nella mia terra. È accaduto, proprio sulla soglia di casa. Nelle vie della sua Lodi tutto il popolo si serra attorno a lui, che ora passa lento, non più sfrecciante. È un abbraccio affettuoso a lui e alla sua disperata mamma, che lo segue straziata. Lo aveva sfidato un giorno, la mamma sua, in una gara di regolarità. E lui aveva vinto, ancora una volta. Ora lo ha vinto giovanissimo un destino tremendo, quello che aveva sfidato a viso aperto. Lascia amara una scia di lacrime, di dolore. Ma noi vogliamo ricordarlo vivo e forte nella sua ultima corsa, quella di fine febbraio, la carriera cubana. Ci piace ricordarlo in gara, lanciato contro quel tempo che per lui non conta più, mentre a saluto cantano i motori.